Sicuramente ha interrogato la storia e la letteratura etica, come scrive il professore Mele, ed è da questo mondo magnifico, mitologico, a cui attinge Gabin, crea queste opere che credo siano tra espressionismo e realismo magico. L'espressionismo è restituito su queste carte, queste tele, con la forza del colore. In qualche modo questa forza è vincolata poi dal disegno. Non voglio fare un'esegesi dell'opera di Gabin. È un'opera anche questo nostro, il nostro stare insieme. Forse prima di guardare questa sequenza, quest'opera, questo continuum, quest'opera concreta e organica, e non solo qua separare, ma è un organismo di espressione artistica, questo del nostro Gabin. Mi piace però che noi per un attimo guardiamo noi stessi, vediamo noi stessi, ci vediamo qui tutti insieme, che è un fatto particolare, stare insieme con attenzione e sentirci come dita di una mano che si chiude, sentirci uniti anche noi, tra noi, prima che tra noi è l'opera di Gabin. Gabin rappresenta, come diceva molta lucente attenzione il sindaco Gianfranco Variante, rappresenta anche una generazione difficilissima. Sono sempre difficili le nuove generazioni, ma queste di oggi è forse la più difficile, perché è quella che meno può ereditare qualcosa da coloro che l'hanno preceduto. C'è il vuoto dietro e davanti anche, non c'è prospettiva, quindi è difficilissimo. E noi siamo responsabili di molte cose. Pensate, quando 16 anni fa, quasi molti di noi già avevano fatto i loro errori fondamentali. 16 anni fa, lui non era ancora nato. Altri più giovani erano i suoi amici abbastanza, altri poi giovanissimi come erano i suoi amici. Cioè, Gabin e i suoi amici non erano ancora nati, sono nati, sono venuti fuori. Come dice Heidegger, gettati nel mondo quando si nasce, si è gettati. Non è che si entra con passo cerimonioso, come siamo entrati noi in questo museo, no, si è gettati nel mondo. E diceva Ferdinando, raccontava il pianto di Gabin, ma è il pianto proprio di chi è gettato nel mondo. Sì, che diceva che non sentiva più la presenza, che lui non sapeva che era materna, la presenza con la prima aiuto, ma piangeva perché
vedeva qualcosa, si era cambiato, la sensazione delle braccia della madre era diversa dalla sensazione delle braccia di Ferdinando. Basile, certo, ha raccontato una cosa che ci aiuta a pensare a quanto poco noi possiamo dare, abbiamo saputo dare, potremmo dare alle nuove generazioni. Questo che accade oggi, che è un fatto bellissimo, lo stare insieme noi intorno a dei giovani, perché c'è Gabbene, i suoi amici, questo che noi facciamo oggi dovrebbe essere fatto quotidianamente dalla società, cioè dobbiamo vivere insieme delle condizioni, delle situazioni particolari. La scuola dovrebbe seguire gli studenti nelle loro pulsioni, nelle loro tensioni, non costringerli a seguire gli schemi prefabbricati, stati programmati in anticipo dalle professori, per cui non ho mai conosciuto questi ragazzi. E quindi oggi abbiamo fatto una rara insieme, tutti noi, il sindaco, l'editore Francesco D'Amato, che ha parlato con affettuosità e acuta, Ferdinando Basile, curatore, ma tutti noi e tutti voi, uno per uno, tutti voi, stiamo facendo qualcosa di significativo, di importante. C'è una mostra interessantissima, ma ci siamo anche noi che facciamo parte, che la guardiamo, questa mostra la pensiamo, ne discutiamo, ce la portiamo dietro, stiamo vicini ai giovani che in fondo sono isolati più di quanto lo fossimo noi. Siamo stati giovani anche noi, però noi vivevamo in un contesto, per esempio ai miei tempi c'era c'erano i partiti, l'Azione Cattolica, la parrocchia, gli scout, i giovani comunisti, c'erano tante formazioni in cui eravamo costretti inevitabilmente a entrare in una di queste associazioni, semmai passando da una all'altra per trovare quella giusta per noi, per capire quella che corrispondeva alle nostre intenzioni, ma eravamo dei piccoli animali politici allora. Adesso no, tutto il sindaco potrebbe farci una lezione su questa depoliticizzazione del mondo, che è una cosa terribile, significa io non capisco, non comprendo più il significato comunitario, della comunità, perché noi siamo delle presenze che possono vivere solamente socialmente, isolatamente non esistiamo. Allora mettersi a dipingere significa avere a dipingere, o mettersi a scrivere, o mettersi a fare dei lavori concreti come possono essere la fusione di un metallo, altre cose, significa avere un progetto, una prospettiva politica. Non significa solamente volersi divertire a tracciare un segno o più segni, significa voler fare qualcosa perché gli altri per condividerla con gli altri, perché gli altri la comprendono, perché gli altri la usino, la utilizzino. Perché qua ci troviamo in un museo e vedete ci sono tanti manufatti antichissimi, antichissimi, 2500 anni fa, 2800 anni fa, e questi manufatti erano manufatti d'uso, venivano usati e venivano percepiti come belli, ma venivano usati. E che significa uso? Significa condivisione della mano, dello sguardo, dell'utilizzo di quel cratere, di quel vaso, di quella... Guardatelo dopo questo museo, perché ci dà tante... È un museo molto bello. Ce n'è un altro a Pontecagnano, sempre molto interessante, provinciale, per lui, archeologico, che andrebbero visitati, non dico quotidianamente, ma con una certa... per ritrovare il nostro passato che è scomparso. Noi adesso siamo come su una riva, il mondo che già è caduco potrebbe terminare da un momento all'altro con una
vedetela quella testa di Apollo, che non è poi, ma è perché è un'opera, diciamo, dell'epoca romana, ma con allusione alla grande cultura greca. Potremmo quindi veramente in questo momento dobbiamo sentirci un po' dei testimoni sacri, testimoni di una sacralità ferita, che è la vita. Questi dei eroi guerrieri di Gabene hanno una, dal punto di vista dei contenuti, appunto si rifanno, è stato detto anche dal sindaco, si rifanno all'epica classica, si rifanno alla nostra cultura anche scolastica, abbiamo imparato tante cose, infatti il più piccolo scritto mio è intitolato La piccola Iliade, si rifanno a questa. Però contemporaneamente, questa è la bravura, è stata la grande invenzione di Gabene, contemporaneamente la tecnica e la formalizzazione di questa sua ansia del passato, di questo suo bisogno di stabilire rapporti con le grandi figure, che poi sono figure parentali, figure genitoriali, gli eroi, coloro. E quando era Gabene di 3 mesi, per Gabene Ferdinando era un eroe, era qualcosa di incommensurabile, di cui lui aveva paura e anche bisogno di protezione. Però la formalizzazione di tutto questo è modernissima, è abbastanza moderna. Si fa all'action painting, all'espressionismo astratto, si rifà alla forza di impatto tra il colore e la superficie. È come se ci fosse un piccolo duello tra il pittore e la superficie che va coperta, il colore supera, se voi guardate bene, supera la forma quasi sempre, sebbene ci sia un rapporto anche formale tra la macchia di colore, ma il colore diventa preponderante, questa ansia di riversarsi sul mondo e ridisegnarlo, ridipingerlo. L'espressionismo storico è la prima forma di avanguardia storica all'inizio del Novecento. Segnato anche la nostra tensione, la nostra paura poi della guerra che verrà, insomma. Quest'opera di un rappresentante di una generazione nuova, ecco, è un momento di grande civiltà oggi quello che è avvenuto. Noi stiamo, 15-16 anni, significa avere a che fare con adulti, con adulti che non sono ancora riconosciuti come tali, come adulti. C'è Leopardi che a 15-16 anni era un bravissimo traduttore di Marziale, di altri lirici, di altri storici, di Marziale e di Grandi, ma anche di traduttori di lirici latini, greci, ma era un professore di grande cultura, a 15-16 anni, poteva insegnare proprio insegnare. Non solo non era più riconosciuto le parti, ma era il riso, beffato. Questo di oggi potrebbe essere un segno di umiltà da parte del generazione passata e anche di colpa, senza di colpa, di accettazione della colpa di non aver creato una scuola nuova, di non aver creato una società nuova. Oggi è un bel giorno, un giorno in cui possiamo guardare il risultato del rapporto una generazione attraverso Gabene con il mondo, si rifà al passato, ecco, guardate, questo è da pensare, questo è interessante. La pittura moderna ci ha insegnato che si potrebbe anche fare delle macchie, anche fare solamente col dripping, far scorrere delle gocce di colore. Non c'è mentre Gabene si tiene stretto a figure riconoscibili, però contemporaneamente queste figure riconoscibili cerca di lavarle e di farle diventare astrazione, ecco,
di colore. Lui sta proprio come su un ponte, come un istmo, come una linea di raccordo tra la figuratività dell'espressionismo e invece un espressionismo ormai diventato astratto, dicevo prima, quello dell'action painting. È diventato forma distrutta, è diventato solamente violenza cromatica. E lui, come la sua generazione, non ha ancora abbandonato il passato e cerca di afferrare il futuro. E in questo punto, in questo gesto e anche in questo gettarsi verso ciò che ancora non è stato raggiunto, c'è anche un filo di angoscia, ma di speranza, di volontà, di una fiducia in se stessi e in quelli che circondano questo nostro piccolo io, sempre messo in forze e in crisi. È una mostra istruttiva per tutti e che noi dovremmo ripensare in termini sociali e politici e non solo secondo quello che poi è il fine di una mostra d'arte, la bellezza che la pervade. Questo lavoro è frutto di questa sua conoscenza, di questa sua passione per il mondo epico, e quindi e poi gli consigliai più di contestare, una volta che tu hai compreso che insomma c'è un buon fine in quello di modificare quella che è la nostra città, migliorandola, dedicati un po' più alle tue passioni, forse un po' piccolo meglio ce l'ho anche io, perché in quel periodo di pandemia tu hai profuso ogni energia, ogni tempo libero anche da impegni scolastici, perché purtroppo la scuola fu chiusa, e quindi tante di queste opere che vediamo sono state realizzate, no, in quel periodo, bellissimo. Allora, veramente sono felice perché è un cittadino, ma soprattutto perché è un ragazzo di 16 anni che utilizza il suo tempo, la sua passione nel miglior modo possibile. C'è una contestazione che c'è innata, l'abbiamo fatto tutti da giovani nei confronti del mondo degli adulti, della società, ma forse reagire in questo modo, come fai tu, è il modo migliore per insegnare qualcosa anche alla società e al mondo degli adulti. Faccio veramente tanti a lui, ma non finisce qua, perché poi insomma... Come ho conosciuto Gabbani forse prima di vedere i suoi quadri, e quindi poi quando ho visto la sua produzione, ho detto con sua madre che Gabbani per me era un novello Prometeo, che invece del fuoco voleva donare una speranza, perché, come ha detto anche il sindaco, interiorizzare un periodo così difficile voi ragazzi in questo modo, facendo venire fuori le emozioni, ma soprattutto cercando di essere propositivo, cercando di tracciare una strada, non semplicemente protestare solo per protestare. Ecco, c'è una sensibilità spiccata in lui, quindi mi auguro che veramente questo possa essere un lungo percorso, che anche se fosse solo questo, sicuramente tutto questo si trasformerà in qualcosa di bello per il suo futuro, perché tutti i presupposti che ciò avvenga. Grazie per tutto. Non saprei come spiegare bene, non sono proprio... Beh, sicuramente è una cosa che si distacca dalla routine. Un segno positivo, credo. Di che cosa mi ha colpito di Gabbani? Mi ha colpito il modo con il quale lui ha comunicato il colore.
Credo che ci siano tutte le condizioni perché possa elaborare e migliorare la qualità anche della sua comunicazione, perché ha solo 16 anni, ma per quanto attiene il tempo, il suo tempo, io credo che sia molto avanti. Gabriele è sorprendente, perché, come dicevo nell'introduzione alla mostra, è sorprendente perché si concentra in modo professionale nell'approccio ai suoi lavori, utilizzando, pianificando, progettando tutto come un artigiano, davvero professionista. Complimenti Gabriele. Fa iniziavi a dipingere queste opere che sono in mostra da oggi qui a Salerno, al Museo Archeologico di Salerno, dei eroi e guerrieri che forse hanno popolato, animato quei giorni di lockdown e di forte pandemia. Sì, durante la pandemia ero, come tutti gli italiani, ero molto avvilito dal passare tutto il mio tempo in un appartamento chiuso nella mia camera e ho deciso che invece di disperarmi avrei trasferire la mia energia nei miei disegni, in quello che facevo, e ho scelto il tema dei dei eroi e guerrieri proprio perché ero molto affascinato dal fatto che noi esseri umani, non avendo un'armatura naturale come le tartarughe, come i granchi, ce la siamo creati. Abbiamo creato armature che ci hanno difeso fisicamente e psicologicamente. C'è tanto colore nonostante il buio e il grigiore di quei giorni. Sì, perché invece di trovare i colori all'esterno, li ho trovati dentro di me, come ogni persona che ha i colori dentro. Pour notre cause, soyons prêts à souffrir.